Gli occhi dei tecnici sono puntati su Gimondi, Bitossi, Dancelli e Zilioli, che il commissario tecnico Ricci segue in funzione della formazione azzurra ai campionati del mondo. La prima fuga sui tornanti del Passo dei Giovi è di De Caterina. Dura poco. Fa caldo, ma nel gruppo c'è molta tensione e nessuno dei capitani è disposto a lasciar via libera a corridori capaci di arroventare anzitempo la gara. Sul traguardo di Ponte Decimo, Josta Pettersson è primo nel tempo di 6 ore 49 minuti e 14 secondi, media 37 e 240, buona se si considera l'inizio lento della gara. Secondo a 2 minuti e 34 secondi Fabrizio Fabbri. Terzo Simonetti, quarto Poggiali, quinto Bitossi. Josta Pettersson, svedese vincitore del Giro d'Italia, ha fatto sua a Genova anche la 32esima edizione del Giro dell'Appennino, portando la Ferretti al primo posto nel campionato italiano a quadre. 82 concorrenti al via,